Buongiorno, sono Flavia Marzano, vi ringrazio davvero di cuore di essere qui così tanti e da tanti punti d'Italia, non soltanto Liguri, quindi significa che questo è un tema che abbiamo toccato, che tocca nel vivo i problemi del nostro paese. Ringrazio ovviamente di cuore i panelist di questo primo intervento, che sono il vice sindaco Paolo Pissarello, l'amministratore delegato di Selex Elsag Paolo Aielli, la preside della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova Paola Girdinio e la consigliera del ministro Profumo sulle Smart City Sirene Tinagli. Quindi grazie davvero, come vedete è un panel di tutto rispetto in termini di qualità di persone, di competenze e di tematiche che possono essere trattate, perché sono rappresentate le amministrazioni, le aziende, l'università, ovviamente il governo. Velocissimamente per dirvi, perché non voglio rubare tempo a loro che sono invece più il clou della mattinata, per dirvi perché siamo qua. Sono presidente di Stati Generali dell'Innovazione, che è un'associazione di associazioni, in realtà una sorta di meta-associazione che mette a fattor comune tutti gli attori, gli stati, visto che si chiama Stati Generali dell'Innovazione, che a qualche titolo si occupano di innovazione, quindi università e ricerca, associazionismo, pubblica amministrazione, terzo settore, insomma tutti gli stati. Siamo nati con un primo grosso evento a novembre l'anno scorso, basandoci su quattro tematiche che abbiamo definito i punti cardinali dell'innovazione nel nostro Paese, che sono creatività e merito, imprese e sviluppo, inclusione digitale e open government, quindi anche qui che coprono di fatto tutto il settore, tutti i rami dell'innovazione nel Paese. Oggi ovviamente c'è l'agenda digitale alle nostre spalle, che è nata sia come ovviamente digital agenda europea, ma che sta essendo recepita da questo governo, quindi anche su questo ben quattro delle sei tematiche dell'agenda digitale saranno trattate oggi, quindi non ne parlo io. Vi invito invece, perché Stati Generali ambisce a essere più inclusiva possibile, essendo un'associazione non solo no profit ma multipartisan e apartitica, nel senso che sono inclusi nell'associazione persone di tutto l'arco politico e di qualunque livello, diciamo, istituzionale, oltre che imprese piccole, medie, grandi, e come vedete c'è Elsag oggi, Selex Elsag, che è stato uno tra i promotori di questo evento. E quindi vi invito a partecipare con quello che per voi è importante che il Paese faccia, quindi abbiamo diversi spazi di partecipazione, ovviamente l'iscrizione all'associazione, ma anche il sito che è statigenerali.innovazione.it, la pagina Facebook, LinkedIn o Twitter che sia. Siamo comunque qui un po' di noi a disposizione, ci stiamo tutto il giorno, nel pomeriggio in particolare si vedrà meglio come noi lavoriamo, quindi io senza indugio passerei la parola, visto che i tempi purtroppo, avverto da subito, sono stretti, è un pochino il nostro format, perché ci piace di più essere inclusivi che non per parlare troppo. È un po' faticoso per i relatori, perché parlare in 5-10 minuti sembra paradossale, ma è la verità, è più faticoso che parlare per mezz'ora. Lo diceva Pascal nel 600 in una delle sue lettere, mi scusi se ho scritto troppo a lungo, ma non ho avuto tempo di preparare una lettera più corta. Questa è la dura verità, io chiedo purtroppo appunto ai relatori un po' di... però insomma i tempi ci sono, abbiamo ancora una mattinata partita, quindi passerei direttamente la parola al vice sindaco Paolo Pissarello. Grazie.